Sono Pietro di Trip Your Shoes e oggi siamo a Sessarego, nelle alture di Bogliasco. Con Morten Thorsby scopriremo alcuni dei suoi progetti, non solo calcistici. Andiamo! Questo è uno dei primi posti che hai visitato, no? Che dove hai camminato. Sì, è bello questo posto perché è così vicino al campo. Siamo fortunati qua perché abbiamo il campo sportivo tra le montagne e il mare e abbiamo questo terreno bello così vicino. È semplice un giorno, quando sono libero, a andare qui a fare un giro. Genova, la Liguria, hai creato fin da subito un legame molto forte con il territorio. Sì, come tuo territorio, Liguria ce l'ha tutto che importa per me. Io non ho bisogno di una città grande, ma avere il spazio per essere fuori, natura, al mare, tutte queste cose è importante per me, forse perché sono cresciuto in Norvegia, con il verde, che è un po' simile come natura, e così mi sento molto molto a casa. Come nasce la tua passione per l'ambiente? La relazione con l'ambiente è nato quando sono cresciuto in Norvegia, perché là ho avuto questo molto vicino, come qua, e questo è il modo che io sono cresciuto. Ma il mio impegno è iniziato quando ho scoperto che noi umani siamo periodo molto critica, perché negli ultimi 50 anni abbiamo distrutto la nostra relazione con la natura e non possiamo continuare in questo modo. Cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento di plastica, aria, tutti questi affetti di un problema più grosso, che non abbiamo un modo sostenibile a vivere. E quando ho scoperto questo è nato il mio impegno che provo a realizzare ogni giorno. Qui abbiamo il centro sportivo Mugnaini della Sampdoria, si connette il calcio con la natura, sì. Il verde. Come riesci tu a coniugare il calcio con le tematiche green? Sì, questo è un grande esempio che stiamo tutti nel mondo insieme, abbiamo tutta una responsabilità. Certo. Il sport, il calcio, i calciatori, le squadre, tutta l'industria, dobbiamo tutti insieme capire che noi dobbiamo anche fare nostro parte per risolvere questi problemi. Progetto We Play Green. Sì. Raccontaci aspirazioni, il progetto, quali sono gli obiettivi? No, l'idea è nata scorso anno, quando abbiamo visto il ministro di ambiente in Italia, Sergio Costa, perché io ho mancato un'azione concreta del mondo del calcio per queste tematiche ambientali. Adesso ho creato una fondazione, We Play Green. La visione è a ristabilire l'equilibrio con la natura. E vogliamo attivare i 3,5 miliardi di tifosi del mondo del calcio, creando consapevolezza e ispirazione in collaborazione con i giocatori e le squadre. L'idea è a lavorare con progetti differenti ma concreti per realizzare la nostra visione del crescere consapevolezza e ispirazione. Il nostro progetto, il primo progetto che abbiamo adesso con le squadre, è a fare una Sustainability League, dove vogliamo fare una competizione per le squadre, dove vogliamo misurare l'impatto ambientale delle queste squadre, fare un Sustainability Index. E così possiamo fare una competizione dove queste squadre possono competere in questi aspetti. Vogliamo iniziare in 2022. Ci sarà anche un coinvolgimento dei tifosi in questo progetto? Hai questo obiettivo anche? Sì, certo, i tifosi è il più importante a attivare per,
per fare un differenza, perché come ho detto c'è 3,5 miliardi di tifosi in tutto il mondo del calcio, è il sport più grande del mondo. Dobbiamo attivare queste persone, dobbiamo usare le squadre e i giocatori per creare questa passione. E voglio anche aggiungere nel Replay Green un fan club dove i tifosi nel tutto il mondo possono entrare, comunque quale squadra che ti tifo, così possiamo fare un fan club anche di tematiche ambientali. Per unire tutti. Per unire tutti. Abbiamo parlato di tifosi, sì. Che rapporto hai con i tifosi della Sampdoria? Un rapporto molto bello, mi manco. Il calcio non è uguale senza i tifosi, specialmente con i tifosi dei Samp che stanno sempre dietro di noi. È stato un anno adesso dove il calcio ha mancato il parte più bello, a essere con tuo tifosi, a raggiungere il nostro obiettivo insieme. E non vedo l'ora che i tifosi possano rientrare. Ho fatto anche 2 gol nel sud senza i tifosi, e così dopo il gol ho visto ma dove sono? Ma speriamo che torni presto.